Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono qui a fare le ultime, a presentare le ultime operazioni di mercato. Sicuri che sono le Sarebbe ultime. già ad oggi, sì, le ultime ad oggi. Poi il nostro mondo sappiamo tutti com'è, quindi anche se adesso è un po' più limitato rispetto ai numeri, diciamo, quindi dobbiamo stare attenti. Però siamo pronti eventualmente a qualsiasi necessità. Nel senso, valutiamo quello che eventualmente succede, perché oggi tra infortuni e robe varie dobbiamo stare attenti a non lasciare nulla al caso e quindi cercare di essere sempre previgenti. Intanto presentiamo i nuovi ragazzi, Francesco Margiotta e Ash. Asciate, non può. Lazar, sì. Lazar. Vi lascio a voi, si presenteranno da soli. Cominciamo. Partiamo da Francesco. Ciao Francesco, benvenuto. Intanto come è nata l'operazione, se è una cosa lampo, dall'ultimo giorno o meno? Ma sicuramente è stata una cosa lampo dall'ultimo giorno. Quando l'ho saputo ero davvero felice. È una grande opportunità per me per rimettermi in gioco e voglio dare tutto per farmi riconfermare qui. Nella tua carriera hai vissuto un po' di tutto, no? Hai fatto un'esperienza all'estero, come la vedi questa opportunità dopo una metà di stagione che definisci la tua alla Latina? Ma la mia metà di stagione a Latina è sicuramente stata difficile, non è andata come avrei voluto, però nel calcio ci sono sempre nuove opportunità e questo per me lo è. Anche perché un anno e mezzo fa hai fatto 5 gol in Serie B nel tiro. Cosa è successo? No? Qualche infortunio, qualche problema Ma personale? no, il Chievo praticamente è fallito, fino al 3 agosto ci siamo allenati lì con il Chievo e si sa che quando poi si fallisce è difficile trovare una squadra magari all'altezza e tutto quanto. Sicuramente nel mercato è andata un po' male, poi c'è stata l'occasione della trasferenza all'estero e ho fatto questa scelta. E le tue caratteristiche sei un po' duttile, può essere, cioè Ma sono un attaccante che può fare diversi ruoli dell'attacco e mi metto a disposizione del mister dove sarà più utile. conoscevi il mister, cioè Sapevo chi era, però non ho mai avuto modo di. No, per adesso ancora. No, per adesso ancora niente, però sono a completa disposizione e non vedo l'ora di giocare. come condizione, come sei? Ma sicuramente sto bene perché fino all'ultimo giorno mi sono allenato e ho giocato con la squadra, quindi sono a disposizione da subito. Hai visto la partita? Ma io ero in viaggio per tornare da Latina, ho visto le azioni, anche l'altro giorno abbiamo visto il video col mister, è sicuramente stata una bella vittoria, importante soprattutto per la classifica che dà morale per le prossime partite. Tu conosci già qualcuno che c'era qui Sì, a Novara? già conosco 3-4 ragazzi che ho avuto a che fare magari in passato, anche di Torino, e questo mi può aiutare per inserirmi prima. Perché tu sei di Torino? Sì. Anche un avvicinamento a casa, appunto, ti volevo chiedere Ah, per sicuramente cosa hai deciso. quello è anche una cosa in più, ma il fatto di venire qui a Novara è perché era un'occasione come squadra, non per tornare Con Ariano c'era stato in croce alla Juve, a casa. Giocavamo insieme alla Juve, però lui molto è più grande di me, tempo. però quest'estate qua abbiamo fatto una preparazione insieme, quando ci siamo conosciuti. Com'è? A chi ieri l'avete fatta, no? No, l'abbiamo fatta a Rivoli, in un campo Ah, di arrivo. Tu hai visto qualche partita, ma tu come pensi di inserirsi in questo attacco? Voglio dire, sei una prima punta, sei un tornante, sei Ma un io tipo esterno? normalmente sono prima seconda punta, però in Svizzera nei 4 anni che sono stato in Svizzera ho fatto la prima punta, poi a seconda delle esigenze del mister uno si adatta. Com'è la tua esperienza in Svizzera? Sono 4 anni, cioè, anche con soddisfazione personale. Ma è stata una bella esperienza nella massima serie svizzera che comunque mi ha portato a fare anche il preliminare di Europa League.
che sono comunque esperienze, è sicuramente un'esperienza positiva. Grazie. Grazie. Okay. Passiamo ad Ashraf. Lazar, l'ultimo giorno di mercato, cosa è successo? L'ultimo. È successo quello che succede nel mercato. Io sapevo già cosa volevo. La società, comunque, prima degli ultimi due giorni di mercato, ci era parlato di vedermi come stavo fisicamente, come è giusto che sia. Io comunque ero disposto a scendere in G per un gran progetto, per una società ambiziosa, con un mister che gli piace giocare a calcio e lavora sul personale. Per me Novara era la soluzione perfetta per poter ripartire e ritornare in Italia dopo che sono stato molto fuori. C'era stato quell'inserimento del San Giuliano che tornava un po' tutti, perché dicevano Novara se perde l'esterno sinistro con Goncalves già ceduto. No, beh, fa piacere l'interessamento di altre società, ovviamente, ma io ho dato la parola alla società, al direttore, al mister, e quello per me valeva più che una firma. Tu sei passato anche da Varese, mi sbaglio. Sì, sono passato nel settore giovanile e sono stato anche la prima squadra. Sì. Poi cosa è successo? Ti sei un po' perso? Sì. No, dico. No, sei un ragazzo promettente, molto promettente. Beh, dipende, sono andato in uno dei campionati più forti al mondo, quindi sono passato al Newcastle con Rafa Benitez e lì ero comunque tra uno promettente della squadra che volevamo comunque ambire alla Premier League tra i sette. Non mi sono inserito molto bene, però ho fatto le mie presenze il primo anno e volevo tornare in Italia dove ho fatto il mio nome e dove ho costruito la mia immagine, diciamo. Ritornando ho iniziato ad avere qualche acciacco di infortuni, sia a livello comunque familiare, avevo mio padre che non stava bene, il calciatore quando non sta bene mentalmente poi si porta tutto in campo. Avrà qualche acciacco comunque fisico e questo me lo sono portato fino a 3 anni fa, ma ora sto bene, voglio ripartire, quindi voglio riprendere tutto ciò che diciamo che si è perso, ma quello che si è perso ho preso tanta esperienza e me la porto al giorno d'oggi. Tu dove vivi? Sono di Varese. Ah, quindi vivi a Varese? Sì, ma presso a Novara. Ah. Sono più vicino. Di Bedano. Esattamente. Bedano. Sì, sì. Senti, Marchioni diceva se alzava la testa giusta è sicuramente un valore aggiunto, cioè se impatta la Serie C come si deve. La vivi così, insomma, questa esperienza? Sì, ha ragione, perché comunque non ho mai fatto la Serie C. Quando ero giovane, diciamo, ero con il Varese in C1, in C2, quando c'ero. E non ci pensavo, sinceramente. Volevo comunque ambire le altre categorie, ma è arrivato un momento che parlavo con i miei agenti e i miei familiari che comunque volevano fare un passo, diciamo, di una bassa categoria, sì, che è la Serie C, e ripartire alla grande, soprattutto con una società ambiziosa e che ha un progetto importante. E Novara è quella perfetta. Direttore, scusi, la caratteristica un po' degli ultimi che ci avete presentati, sono tutti venuti a dire sono molto felice di essere qui perché vogliono ripartire. Ma credo che sia la caratteristica del Novara, dall'anno scorso a quest'anno, una ripartenza. L'anno scorso il Novara è ripartito da zero, diciamo, cioè con questa progettualità, quella di fare sempre meglio. Quest'anno il primo anno, perché è il Novara, ma il primo anno, la prima esperienza di questa società per i professionisti, e quindi c'è questa grande motivazione generale da tutti i componenti di questa società
a ripartire, ad avere delle rivalse personali. E poi credo che siano le motivazioni e gli stimoli più importanti per far bene. Che a ben vedere è stata un po' mortificata fino a qualche tempo fa, forse questi ultimi due successi contribuiscono a rilanciarlo, non sbaglio. Vabbè, ci sono alti e bassi, diciamo, nelle stagioni. Poi questo è un campionato in questo girone dove un po' tutte stanno balbettando, no? Cioè c'è una che ti consente di stare lì. La cosa più importante è la parte bassa della classifica, abbiamo adesso una distanza congrua che ci può consentire invece di guardare meglio il futuro in avanti, di costruire, appunto per questo la scelta di prendere risorse umane che hanno quella voglia di rivalsa, quella voglia di fare, perché sono giocatori che hanno già dimostrato di essere giocatori importanti. Quindi è un momento, diciamo, dove tutti vogliamo crescere, dove tutti vogliono far meglio per riportarsi. Sono giovani, non sono neanche, stiamo parlando di giocatori arrivati, finiti. Quindi queste sono le condizioni principali per cui oggi si devono approcciare a questa squadra, a questa società. Potrebbe essere una ripartenza di un progetto anche con giocatori affidabili a medio e lungo termine. Sì, questa è la nostra idea. La nostra idea è quella di inserire giocatori che abbiano non siano fino a se stessi a questi 3-4 mesi, ma anche funzionali a quello che potrebbe essere un progetto futuro. Volevo chiederti ancora due cose. Una, se conoscevi Cagliotti, che è un problema di squadra, adesso è infortunato, però non so se ne aveva sentito parlare, visto che non lo conoscevo. Okay. E l'altra cosa, ci diceva l'ufficio stampa che dopo che è stato ufficializzato ha avuto un boom di follower su Instagram e di mi piace da parte della tua connazionale, che tu sei cresciuto ovviamente in Italia, però l'anima è ancora lì, insomma, il tuo seguito. Sì, diciamo che noi giocatori della nazionale siamo seguitissimi, anche fuori e dappertutto. Abbiamo un tifo incredibile, penso che si è visto nel mondiale, e questo ci fa piacere. Comunque sentiamo un affetto da persone dovunque, in qualsiasi parte del mondo, e seguono comunque noi e ci incoraggiano. Ora che sono venuto a Novara non vedono l'ora che ritorno a giocare, che ritorno a fare quello che so fare e dimostrare il mio valore e ritornare ancora in nazionale, visto che a sinistra lì qualcosa manca. Ah, bello. Però c'è Masina, ripeto. C'è Masina. Anche Kimi sono a posto. A destra siamo qua. C'è Masina e... Aspettano un alternativo. Hai fatto qualche allenamento con quel gruppo, che già da una settimana, 10 giorni. Che impressione hai avuto dei tuoi compagni e come si lavora a Novara? Allora, mi ha confermato le cose che pensavo già, quello che volevo. Quella settimana mi ha confermato e mi ha stimolato ancora di più. Ero motivatissimo di poter firmare e sposare il progetto, e soprattutto gli allenamenti del mister, quello che vuole, quello che pensa, come allena, l'intensità. Io ho bisogno di questo, ho soprattutto bisogno di intensità, ho bisogno di un mister che ti sprona, che ti fa dare il 110% in ogni allenamento, così in partita è molto più facile lavorare e soprattutto conoscere anche il gruppo. Nonostante non ho firmato, mi ha sempre voluto anche nei video, e questo per me mi ha fatto molto piacere e non mi ha fatto pensare a niente, a nient'altro, solo che stare qui. Mi senti un ipotetico leader di questo... cioè di diventare magari uno dei leader di questo gruppo, che era un po' fino a qualche settimana fa le figure che mancavano di questo Novara. Hai le caratteristiche, le doti di leader anche nello spogliatoio? Mi farebbe piacere, ma so che ho fatto qualcosa in passato di importante, ma devo dimostrarlo per essere leader in spogliatoio. Devo dimostrare ai ragazzi giovani come poter essere leader, e per essere leader comunque devi fare certe cose. Io devo dimostrarlo per esserlo, quindi io continuerò ad essere a disposizione del mister, dei ragazzi, del direttore, della società. Quindi sono
al 100% giocatore del Novara e cerco di dare il massimo in ogni cosa, sia dentro sia fuori il campo.